ragazzi e benvenuti in questo nuovo video della TuttoTech. Oggi dobbiamo ringraziare una società che ha inventato e brevettato un prodotto che potrà cambiare la vita di tutti noi. Un prodotto rivoluzionario. Veramente, veramente rivoluzionario. Stiamo parlando di questo prodotto qui. Allora, ringraziamo la società che appunto ha brevettato questo prodotto, che si chiama Open59, e il prodotto in questione è Wilpy. Ricordate questo nome perché ne sentirete parlare. E soprattutto vi cambierà la vita, soprattutto noi uomini, perché quello che fa questo prodotto di solito tocca a noi mariti farlo. Il prodotto che vedete qui non è un vaso, è un contenitore per rifiuti. Ma che cosa fa di particolare? Adesso ce lo spiega Marco. Ma prima vi ricordiamo di iscrivervi al canale, attivare la campanella in modo da essere avvertiti ogni qualvolta caricheremo un nuovo video. Adesso vi vedete la nostra sigla e poi, come dicevo prima, Marco vi dà tutte le caratteristiche di questo prodotto. Sigla! Allora, Wilpy è un elettrodomestico perché funziona con una spina attaccata al muro. Per rifiuti umidi, quindi d'estate, noi mariti veniamo sempre incaricati dalle nostre mogli di andare a buttare la pattumiera. È quello che più ci fa schifezza generalmente, è proprio l'umido, perché d'estate sgocciola, si rompe il sacchetto, puzza in una maniera vomitevole, si creano nuove forme di vita, sì. Di tutto e di più. Ma Wilpy tutto ciò ce lo farà evitare. È composto da un coperchio con attaccata l'alimentazione, tac, un vaso esterno e un vaso interno. Noi andremo a posizionare il sacchetto in questo vaso interno, solo qui mi raccomando, e lo andremo ad appoggiare all'interno del vaso più grande. Esatto. Andando ad appoggiare sopra il coperchio, automaticamente Wilpy farà partire un processo senza utilizzo di sostanze chimiche che andrà a togliere ossigeno e quindi a rallentare notevolmente la decomposizione dei rifiuti che si trovano al suo interno. Quindi questo eviterà la formazione del percolato, che è quel liquido che si crea molto brutto, maleodorante, e permetterà di non portare tutti i giorni rifiuti umidi giù in pattumiera, ma di poterci pensare con tranquillità nell'arco di più giorni. Una volta che poi il processo è terminato, comunque si è riempito il sacchetto, se dovete appunto buttare anche qualcosa, vi basterà premere questo tasto, sollevare il coperchio, gettare o togliere il sacchetto, rimetterlo su e farà tutto in automatico. Una volta chiuso, naturalmente non sentirete alcun odore, proprio zero. Quando lo aprite, naturalmente qualcosina si sentirà. Beh, non è che l'acqua blocca il processo di decomposizione, ma lo rallenta veramente notevolmente. Se no vi presentavamo un mummificatore, cioè qualcosa che proprio vi conservava nel tempo. Ma non penso che la buccia della banana vi possa piacere nel tempo. Una volta che avete sostituito il sacchetto, mettete quello nuovo e ricomincia il tutto. Se per caso dovesse calare la pressione all'interno, perché comunque questo va ad aspirare l'ossigeno, quindi si crea una specie di sottovuoto, automaticamente lui rileva la cosa e riparte ad aspirare. Quindi avete sempre la sicurezza di avere il vostro prodotto che sta togliendo l'ossigeno, che è quello che fa partire il processo di decomposizione poi dei rifiuti umidi. Ma io direi, Marco, troppi tecnicismi. Esatto, vediamo un po' nel concreto cosa succedeva fino a ieri. Via! Oh, finalmente domenica me la posso godere. Allora, a che livello ero arrivato? Bella, fosso, avanerma, bambietto di spinata, che là. Insomma, Gino, la pattumiera adesso, subito! Vai. Cosa vuoi, Maria? Te l'ho già detto, la pattumiera subito, eh! Porca miseria, l'ho buttata ieri, ancora! Ma poi te l'ho detto, mi fa male il pollice! E ti credo, sei sempre lì che giochi, sempre! Insomma, veloce e sì, tutti i giorni, perché è umido, puzza! C'è l'ultima di campionato, porcusino! Ma poi te l'ho detto, ieri ho incontrato mio cugino che conosce lo zio di Peppino,
che poi è il pronipote dello zio Vino che aveva contratto il virus e mi hanno detto mettiti in quarantena preventiva, quindi hai il virus? Allora vieni che ti faccio il tampone io, dai! Dai! No, ecco, mi è venuto in mente, la DAD, cioè il bambino con la DAD, adesso vado ad aiutarlo. Gino, ma sei pirla? Ma non abbiamo figli, cosa dici? Allora, adesso basta, eh? Per forza non abbiamo figli, avete visto mia moglie? Un cusino, si può vedere. Allora, tagliamo la testa al toro. Vai tu e siamo tutti contenti. Io finisco la partitina. Ma con quello sguardo dolce lì mi è venuta voglia di andare a buttare la pattumiera. Vado! Madonna mia! Uè, Gino! Che c'è, puzza? Vabbè, va. No, ma dai, ma porca miseria, si è rotto anche il sacchetto, ma dai! Gino, pulisci, eh? Pure! Perché? Perché? No! Bravo Gino, dai. Visto che sei stato così bravo, ti risolvo un po' la situazione. Visto che è il tuo compleanno, ti ho fatto un regalino. Vero Wilpy? Wilpy! Eccoci qui, siamo tornati. Vi siete ritrovati in questa scena un po' esagerata, però. Beh, più o meno ci siamo. Ringraziamo i nostri attori Gino e Maria, che assolutamente da Oscar. Tanta roba, mamma mia. Un applauso, Strangulation, grandi. Ma torniamo al nostro prodotto. Esatto, adesso con Wilpy vedremo come tutto ciò, tutta questa cosa potrà essere molto più semplice e veloce. Andiamo a vedere. Ok, procediamo. Semplicissimo, vedrete. Prendiamo il vaso interno, quello più piccolo, e andiamo a posizionare al suo interno il sacchetto dell'umido. Voilà! Lo rimettiamo all'interno. Voilà! Adagiamo il coperchio sopra e semplicemente attacchiamo la spina. In automatico parte la sua funzione di sottovuoto, va a eliminare l'ossigeno all'interno del contenitore. Non è per niente rumoroso e la procedura dura all'incirca 30 secondi. Quando avrà terminato, voi lo potrete aprire tranquillamente ogni volta. Lui resetterà la quantità di ossigeno aspirandola tutte le volte senza alcun problema. Per aprirlo ci basterà tenere premuto circa 3 secondi questo pulsante che c'è qui sopra, sfiata, e andando a sollevare lateralmente, andando a premere qui di lato, potrete, sulle guarnizioni esattamente, potrete andare a buttare i vostri rifiuti. Quando lo riappoggerete, lui riprenderà il processo e si resetterà da solo l'atmosfera, ideale per evitare la decomposizione degli alimenti. Ed eccoci qua ragazzi, diciamo che è un prodotto che può evitare tante scocciature per i mariti, assolutamente, appunto per l'occasione abbiamo qui Gino che ci dirà un po' cosa ne pensa. Intanto grazie alla Tuttotech che mi ha invitato per portare la mia testimonianza di marito soddisfatto adesso grazie a Wilpy. Perché? Perché adesso possono passare più giorni e io posso giocare, finire i miei bei livellini, vincere le mie belle partitine, e a Wilpy intanto pensa a tenere lì bella buona la pattumiera senza odore e quella bella donna di mia moglie rompino i balli. È migliorato anche il rapporto con la Maria, diciamo. Sì, diciamo vocalmente, perché a livello fisico no, meglio di no. Un signore. Ci teniamo a precisare che questo è un prodotto che funziona attaccato alla corrente, ma il consumo è veramente nullo, perché Wilpy riferisce che tenendolo attaccato sempre alla presa di corrente per un anno intero, consuma all'incirca come un PC attaccato alla presa per un giorno. Quindi è davvero irrisoria, cioè il rapporto è davvero chiaro. Ma i vantaggi che avrete saranno veramente enormi. Wilpy è un prodotto che potete trovare su Amazon. Vi lasciamo qui sotto il link in descrizione, così perlomeno
potete acquistarlo tranquillamente. Esatto, a un prezzo di 115,80€. Vi lasciamo qui sotto il link in descrizione per poterlo acquistare direttamente. Ed è un prodotto che renderà felici veramente marito e moglie, entrambi. Sì, perché anche la moglie comunque non si ritrova più quel rifiuto che non le è mai piaciuto e per cui voi soffrite. E poi avrà una scusa in meno per potervi venire a rompere le scatole se voi state giocando. Cioè, esatto, più di così, esatto. Chapeau Wilty. Ringraziamo appunto ancora la società che ce l'ha inviato. Noi ve lo consigliamo perché l'abbiamo provato qui dai nostri genitori. Nostra mamma ne è soddisfatta. Nostro padre anche. Esatto. Non gioca la play, ma si può fare la pennichella senza sentirsi dire vai a buttare la pattumiera. Tac. E quindi ragazzi, per questo video è tutto. E ci vediamo al prossimo. Ciao! Ciao.